Chi è che ci chiede un appuntamento? Gli amici dello sport. No, Yukiko. Star-kun, è impegno oggi dopo la scuola. Vorrei il tuo parere su un certo argomento e, beh, spero che tu sia libero. Oh! Senpai! No! Terzo risveglio? Oggi non hai programmi, eh? Sei completamente libero, giusto? Vorrei parlarti di una cosa, sei l'unico che possa fidarmi, quindi spero che ci starai. Arrivano anche gli altri o solo due al giorno, come succedeva in Persona 5? No, tutti arrivano, tutti oggi. Eccoti, sensei! È da parecchio che non veniamo a scuola. Quanta bella gioventù! Vorrei fare un discorso a quattro occhi con te, da uomo a orso. Se hai tempo, vieni al Junes. Tra le zampe incrociate, sensei. Cie? No, Naoto. Ciao, Star-san. Scusa, che imbarazzo. Ero un attimo sovrappensiero. Parlando d'altro, se sei libero dopo la scuola vorrei che mi accompagnassi in un posto. Beh, a dopo. Naoto, voglio parlarti di qualcosa. Se è così con... Oh, strano. Cie, Yosuke, nessuno? Strano. Per oggi le lezioni sono finite, cosa vuoi fare oggi? Parlare con tutti. Da chi iniziamo? Effettivamente mancava anche Rise, non ci avevo pensato. Iniziamo da Yukiko. Oh, Star-kun, oggi sei libero? Non voglio rubarti tutta la giornata, però ecco, vorrei passare il tempo con te. Allora, dammi un attimo. Sai quella è una cosa che mi ha sempre dato fastidio di questo gioco dall'inizio fino ad ora? Che questa è la massima velocità di corsa. Non c'è un tasto per correre. Eccomi di nuovo qua, tesorino. Speriamo che davvero non mi rubi tutta la giornata, però mi sa tanto di sì. Fantastico, grazie. Oh, che bello. Sulla banchina del fiume Samegawa. Vai, vai. Certo, nessun problema. Arigato. Yukiko sembra sollevata. Ok. In che senso? È una bella cosa. Che carina comunque il vestito invernale, La fa molto adulta. Beh, ormai ti sei convinta che questa è la tua vita. Yukiko sorride ironica. Ok. それがみんなへの私のけじめだと思ったの。そしたらね、みんなma quindi è ritornata nuovamente indietro per andare avanti? Non ho capito, Yukiko.自分を騙して小さなきっかけに目を背けて遠い場所へ行く努力ばっかり積み重ねてた。でもあなたや知恵や仲間っていう信頼がたくさんできて私気づけたの。一歩一歩の積み重ねでいつか遠くへたどり着くなら一歩一歩小さく逃げてるうちにいつか途方もない場所へ。Quindi cammini ora? 見えない振りを重ねてるといつか本当に見えなくなっちゃうんじゃないかって。ちゃんと目を開けると景色は広いね。もし一人だったらすごく怖いと思う。でも私には大切な優しい人たちがいるから今度は私がそういう人たちを支えられる人間になりたいってそう思うの。 Quindi ora vuoi rimanere lì. Yukiko sorride felice. Risveglio Persona.
Il cuore di Yukiko è cresciuto nel corso di questo difficile anno, ottiene il potere più grande. Oh, che bella! La persona di Yukiko è rinata nuovamente. Amaterasu si è trasformato in Sumeo Okami. Bella, questa mi piace. Petali ardenti. Questa mi piace, 87 poi di danno magico è tanta roba. La cosa carina è che la loro persona si evolve continuamente, mentre in Persona 5 le loro persone precedenti si fondono assieme. Infatti la terza persona è un'esasperazione, un'aggiunta di quelle precedenti. Petali ardenti, un danno grave a tutti i nemici. E beh, allora a questo punto, petali ardenti, non vedo l'ora di vederla. Molto bella, mi piace. Certo che puoi cambiare e gli mettere il ditino qua sul naso io. Ma certo che puoi farlo. Oh. Senti un profondo legame indistruttibile con Yukiko. Passi il tempo con Yukiko chiacchierando il più del meno finché fuori non fa buio. Vabbè, amen, è andata così, abbiamo perso la giornata, ma abbiamo guadagnato qualcosa di più. Sensei, sei a casa? Ha smesso di nevicare, vero? Penso io al bucato. Oh, ho portato un sacco di cibo avanzato al Junes. Il frigo sta scoppiando, ma come? Andiamo a catturare gli insetti. Dovrei provare ad andare al mare a prendere il pesce che il vecchio mi ha chiesto. E se non abbiamo di meglio da fare, io ci proverei, sai? Non ho niente di meglio da fare, provo a fare un altro motorino. No, è il motorino di Yosuke. Dio mio. Dio mio, il motorino devastato di Yosuke. Allora, chi è che appare a questo giro? Ci è Yosuke e gli altri o quelli che non ho fatto ieri? Yosuke. Yo, Star, tempismo perfetto. Oggi non ho niente da fare, ti va di uscire? Ho il giorno libero e voglio rilassarmi un po'. Beh, pensaci. Yosuke effettivamente è difficile da incontrare a volte, ma lo è anche Rise. Cie non è un problema, la vediamo sempre. Hai un po' di tempo oggi? Ho voglia di allenarmi un po' e mi piacerebbe se facessi compagnia. Se hai da fare non c'è problema, però fammi sapere se cambi idea. Certo. Se c'è Rise però voglio andare subito da lei. Se c'è Rise voglio andare da lei perché lei è quella più difficile da incontrare. E non c'è, ovviamente. Vabbè, andiamo da Yosuke. Io volevo impegnarmi su di loro e non... Che palle. Andiamo, dai. Vorrei parlarti di una cosa. Prima che intorni, intendo. Va bene. Dai, Yosuke. Ottimo, muoviamoci allora. Va bene, vediamo la sua nuova persona. Sulla riva del fiume Samegawa. Ti ricordi, qua ci siamo menati. Ma non è vero. In effetti Yosuke sembra aver perso peso. Effettivamente. Di cosa stai parlando? Lo so. Yosuke sorride felice. Noi sì, però. Meno male, dai. No? Cioè, o meglio, il post rapina, intendo. Sì, facevo affidamento su di te, dai. Sì, ma tu sei il primo. Yosuke sembra imbarazzato. Tomoare, sa? Antoki wa kekkou gambatta wake desu yo. Bravo. Mochiron Nanako-chan wo tasuketai toka, jiken kaiketsu shitai toka, soui no mo tsuyokatta kedo. Lo so. Omae ga tsurai to omotta kara. Yosuke sorride dolcemente. Namatame wo otosu toka tte toki sa, ore miete nakatta wake chan. Nikui toka,
こいつが悪いとかでいっぱいで考えるのをやめてたんだよな。ジュネスのもさ、同じじゃねえかって思うんだ。これ due ragazze stronze。自分の都合や保身ばっかだけど、知らねえようでぶった切っちゃ何も見えない。それじゃあ大事なことを見逃すし、自分に胸を張れない、頑張ったって言えない。俺は頑張ってたいな。Bravissimo. 喜んでもらいたいから。Ed ignora quelle che ti fanno stare male. Bravo. Persona si evolve. Plink. Vediamo. Susanoo in cosa si evolve? È molto particolare. Takeaya Susanoo. Ok, sempre Susanoo, ma evoluto. Allora, più che altro non capisco la correlazione col fuoco. Cioè, per carità, sì, ma a quel punto sembra quasi la persona di fuoco così. Susanoo impara boria giovanile. Ripristina moderatamente gli HP del gruppo, aumenta precisione e illusione per 3 turni. E beh, allora, Mazuku Kazuha, fammi il piacere e battere. Bello. È un po'... diciamo, fa il doppio lavoro questo attacco... ma va bene. Ci può stare. Sì, siete stati tutti bravi. Sono abbastanza sicuro che quando completeremo di fare tutti quanti il loro terzo risveglio, Margaret ci chiama. Non sei Ryoji. Non sei Ryuji. Sarò io a prenderti a pugni un'altra volta. Lo so, è finita la Rocky 4 con i pugni incrociati, uno qua e l'altro che l'ha mancato. Percepisci la passione di Yosuke, è un legame forte e indissolubile. Hai passato il pomeriggio con Yosuke, sì. Vabbè. Peccato non poterlo fare anche la sera, però. Possiamo lavorare come tutor, quindi quello lo facciamo volentieri. Ma più che altro perché voglio completare anche questo confidant, non per altro. Lezioni private, Yoshitsune, si rafforzerà presto, andiamo. Hai dato le lezioni a Shu? Devo fare in modo che questa frase abbia lo stesso significato di quella di questo esempio. È bravo, eh? Provi a spiegargli la frase in modo che sia facile da capire. E vai. Le persone che apprendono con una lingua diversa dalla loro finiscono per pensare sempre nella loro stessa lingua madre, vero? È curioso. Shu fa le spallucce. Ci sarà una fiera per celebrare l'anniversario della fondazione della mia scuola. Ci siamo messi a discutere di cosa avrebbe fatto la nostra classe e le ragazze hanno iniziato a fare un gran baccano. Tu non hai partecipato? Non mi andava. Sono così stupide. Lo so, dicono tutti così alla tua età. Quindi una volta lo pensavi anche tu, mentre ora hai cambiato idea. Vuoi dire questo? Funziona così? Shu sembra incuriosito. A scuola ogni giorno è così, e quando torno a casa mia madre mi sta sempre addosso. Sei bravissimo, puoi essere il numero uno. La mamma è così fiera di te, sei la gioia dei miei occhi. Ma io... Shu sembra preoccupato. Tu vieni qui solo perché ti paghiamo, vero? Ovvio, non me ne frega una sega di te, no. Ormai lo faccio perché devo completare il tuo confidant. È quello il vero motivo. Non ho bisogno di sapere perché continui a tornare. Bravo. Finora non ho fatto altro che andare avanti e indietro da casa a scuola. E ogni volta non vedo l'ora che tu venga a darmi ripetizioni. Oh, addirittura. Senti che il tuo legame si è rafforzato. E dai, quanto siamo? A livello 6, perfetto. Ce ne mancano 4. Livello 6, torre migliorato. C'è ancora qualcosa che non ho capito bene. Puoi restare ad aiutarmi a studiare un altro po'? Certo. Non è come l'altra volta che sono dovuto andare via. Dai, speriamo di completarlo sto ragazzino. Rise. Ciao senpai. Eccola. Ehi senpai, se non hai impegni dopo la scuola vorrei uscire con te. Ti aspetto. Oh, bacino sulla fronte, qui. Qualcun altro? No. Tutti quelli che sono già venuti se ne sono già andati. Va bene, Rise lo facciamo facciamo subito. Perché lei scompare molto facilmente. Oh, senpai. Sai, ho ricevuto un'altra lettera da quella ragazza dell'altro giorno. Di quanti mesi fa stiamo parlando, tesoro? C'è una cosa che vorrei che sapessi.
voglio parlarti di qualcosa. Andiamo, tesoro. Oh. Mi piace quando sorride Rise perché è veramente molto gentile il suo sorriso. Sulla collina che sovrasta la città. No, siete voi la mia priorità. Sentiamo. その子がね、ファンやめるって。ま、no。友達ができたんだって。その友達が他の子のファンらしくて。ま、けブルート。リセチファンなら友達やめるって言われたみたい。だから本当はずっと応援してるけど、もう手紙とかは出さないって。 Ma, è un altro fan a fianco a te. 先輩のこと? 先輩はやっぱり優しい。 Sì, però che stronzo. Sono quelle stronzate da bambini che ho sempre odiato. Non sei più amico se non tifi la Juve. Non sei più amico se non ti piace Dragon Ball. Se non ti piace Pokémon. Se ti piace. Andatevene a fanculo. Vivete la vostra felicità senza attaccarvi alla felicità degli altri. Ricordatevi questo perché una volta che quelle persone scompaiono, chi se ne frega. Bastardi. Ma peggio ancora quando sono bambini. Tesoro, io capisco quello che dici, ma credimi che è una stronzata dei bambini quello che sta facendo quella. E non sta sbagliando lei, sta sbagliando l'altra che la sta. Lo so. I rapporti umani sono sempre strani. Perellina, scruta l'orizzonte. Per rendere felici le persone con il tuo impegno? Esatto, è una cosa ammirevole. Arigato. Però non stancarti davvero, sorride felice. Idol っていうのは風の吹かないショーケースの中のお人形じゃない。どっちに引っ張られても痩せ我慢して。ねえ、perché le idol, tesoro mio, io capisco che tu vuoi puntare a diventare famosa, essere ricordata e diventare più che una semplice idol. E ci sta, perché sicuramente ci riesce lei. Però il mercato delle idol e degli idol è un mercato orribile a volte in Giappone, perché è un momento che una volta che tu esci dalla scena, vieni superato, arriva qualcun altro, smetti di fare o non essere più di interesse, arriva qualcun altro, tu vieni completamente dimenticato. E l'essere un idol è una roba ormai molto passeggera. Per essere veramente importante o devi veramente metterci moltissimo impegno, o appunto devi superare la fase idol e diventare qualcosa di più, attore, cantante, qualsiasi altra roba. Meglio ancora se andare al cinema. Anche perché non sarei sola. Io vorrei vedere questo discorso con lei se fossimo fidanzati. Sarei veramente curioso di vedere cosa ci dice. Sono anche curioso di Cie. Perché questi sono discorsi molto generali e molto amichevoli. Ma un discorso del genere vorrei vederlo da fidanzati. Oh, vediamo come si evolve, è cresciuto nel corso di questo anno difficile. Wow! Non capisco se ha 5 o 6 braccia. Kouzeon. O Kouzeon, non lo so. Analisi capillare. Analisi completa in analisi capillare. Oltre alle abilità possedute da un nemico, ora puoi conoscere anche le affinità che non hai ancora scoperto. Ottimo. Cioè, in pratica mi fai già vedere le debolezze fin da subito. Io sono contentissimo. Ma la cosa bella è come in realtà qua se ne accorgono totalmente che hanno un nuovo potere e che la loro persona si evolve.
胸が弾けれそう。これからにワクワクしすぎてる。Bacino qua in fronte. Se lo merita. 寂しいことも全部全部踏み出す力に変えていけるって思ったら、私まだ始まったばかりなんだよ。それにね。Lo percorreremo assieme questo percorso. みんなもこれから変わっていくんだよ。La cosa brutta è che purtroppo il protagonista, la sua persona principale, non si evolve mai concretamente. Oh. La cosa bella è che lei, anche se gli dici che vuoi essere il suo amico, lei ti continua ad amare. La cosa bella è che lei è sicuramente una delle pochissime che un amore te lo dimostra costantemente per il personaggio. Ed è veramente una bellissima cosa. E ora di cena? La tua cucina è straordinaria, fino per ingressare, lo sai. Chi sarà il prossimo a ricevere il nostro aiuto? Andiamo a fare un'altra volta il modellino, sperando di finirlo subito. E vorrei vedere la televendita. È da un bel po', è da quando è arrivata la nebbia che non compriamo nulla. L'avremo completato? Sì, lo scooter arancione. Dobbiamo mostrarlo al tizio. O dobbiamo solo dirglielo, non mi ricordo. Ah, pensavo apparisse qualcuno. Prepariamoci per la lezione del giorno. Vi siete risposati durante le vacanze invernali? Io ho alzato il gomito alla festa di Capodanno, per cui ho avuto i postumi per tutto il primo. Già che siamo in tema bevande alcoliche, c'è un aspetto interessante del toso che si beve a Capodanno. Chi potrebbe saperlo? Star-chan. Ovviamente. Il toso è una bevanda tradizionale di Capodanno, ma qual è il significato del suo nome? Seppellire i demoni. Buon per te, è corretto! Il toso è il simbolo della sepoltura dei demoni. La parola toso è composta da due kanji. Uno significa sepoltura e l'altro demoni. Ma indipendentemente dal suo significato, cercate di non bere troppo, o sarete voi a finire sottoterra. La gente vi riderà dietro e si scoprirà che siete ubriacati durante il rito propiziatorio. Quindi qualcuno l'ha fatto con lei? Non appare più nessuno, il che vuol dire che devo andare io a cercarli. Abbiamo Chie, abbiamo Naoto. Per quanto vorrei fare Naoto, credo che andrò a fare Chie prima. Eccola qua. Oh, amorino lei. Ma con la gonnellina sul ghiaccio, con la sua giacchettina. Non ti si stanno congelando le gambine belle? Ah, Star-kun, hai un po' di tempo per me oggi? Speravo potessi venire ad allenarti con me. Beh, più che allenamento in realtà, vorrei solo fare esercizio. Che tipo? E soprattutto passare il tempo con te finché posso. Oh, oh, oh. Ok, andiamo. Che bellino il giacchettino, sembra quello di Futaba. Certo che sei in forma, guarda che gambe che c'hai. Vuoi un massaggio? Io quelle gambettine te le massaggerei da qui fino alla fine, te lo giuro. Chie sembra emozionata. Sentiamo, per cosa stavi studiando? Chie sembra imbarazzata. Beh, oddio, io continuo a dire che no, non lo è. Ok, questo in realtà è un po' importante. D'altronde lui ha detto che siamo molto simili. Beh, quello è il significato della storia alla fine. Su quello è vero. Ti dico una cosa, Chie. Il 90% di quello che ti insegneranno, a meno che proprio non studi per quella cosa specifica, non servirà a niente nella vita. Demo, yappa, imi wakannakute, nagedashite. Demo, mata modotte, no, kurikaishi.
No, non lo sei. Comunque sta parlando molto genericamente anche lei che siamo fidanzati. Questo non è vero. Sei un elemento prezioso della squadra. Tra l'altro, non sono più andato a vedere se c'è gente che può uscire col motorino. Non ci ho fatto più caso. Certo, nessuno ti abbandonerà. Chie è raggiante. Sei splendida, altro che. Vediamo come si evolve, dai. Il cuore Chie è cresciuto nel corso di questo anno e diventa... carino. La persona è rinata nuovamente. Areedo no Okami. Ma molte delle persone diventano no Okami. Bello che la sua doppia lama è diventata sempre di energia. Però è sempre l'evoluzione della prima con gli elementi della seconda. È bellissima. Frenesia del drago. Aumenta l'attacco, precisione e illusione del gruppo. Oh, scacco matto, quello che riceve Makoto. E io lo toglierei al posto di Rimonta. Tanto 20%, sì, è un buon numero, ma niente di eccezionale. Niente che non possiamo togliere, veramente. Finché mi starei vicino, sì. Che bello quel giubbino, comunque. Finalmente l'hanno detto. Ci sono io a proteggerti. Vuoi fare a botte? Che patata. Percepisce l'amore incondizionato di Chie. Ok, il discorso è generale. Quando arriva la fine, arriva la parte in cui sei effettivamente fidanzato. Vabbè, non vedo l'ora di vedere San Valentino. Fratellone, non t'azzardare a usare quella parola, Non puoi guardare i cattori di Nanako, sono solo suoi. È vero, tra l'altro, siamo a metà del... vuoi vedere che domani ritornano? Possiamo andare a fare il tutor e direi di andarlo a fare. Ah, giusto, il negozio di modellino. Ottieni un nuovo modello, sempre scooter. Scooter incompleto, grazie. Non mi ricordo se l'abbiamo già preso o se c'è effettivamente un trofeo per i modellini. Non è ancora pronto a rafforzarsi. Va bene, tanto di meglio non abbiamo da fare, quindi... sono soldi che ci entrano. Domenica. Vediamo, televendita. Oggi non c'è scuola, cosa potresti fare? Te lo dico io. Ehi, sono io. Nanako viene dimessa il 20, ok? I dottori dicono che per allora sarà ripresa abbastanza da poter stare a casa. Vi ho fatto preoccupare fin troppo. Ora è finita, stai tranquillo. Oh, si sarà dimessa il 20 gennaio e deciso di esserci per il ritorno a casa. Vabbè, 5 giorni. Il 20 è venerdì prossimo. Oh, è anche segnato. Dai. Esami di promozione. Wow. Risultati dell'esame e San Valentino. Fine della scuola, equinozio di primavera e probabilmente, siccome non va oltre, il nostro ritorno a casa. È sempre... mi lascia sempre un magone strano finire un'avventura. Soprattutto quanto ci vuole così tanto per completarla. Vediamo la televendita. Solo per voi il libro del vuoto. Giornate libere da stress. Che meraviglia, non crede ai miei occhi, certo, certo. Catena di perline per due. Più Magatama ciclonico. I soldi li abbiamo, vediamo che cos'è questo libro del vuoto. Sarà sicuramente qualcosa che evita una qualche... alterazione di sicuro. Ok, vediamo se i nostri amici sono in giro o se pure la vecchia è al fiume. Oh, c'è sul motorino. Allora, calmi tutti. Una cosa alla volta. Sì, effettivamente non mi dispiacerebbe che restasse sul suo motorino. Però voglio vedere se troviamo gli altri in giro. Allora, c'è Kanji. Allora, con calma, con calma. Prima di tutto, accettiamo la nuova missione della volpe, che questa è l'ultima. Vediamo. È stato scritto con un pennello da calligrafia.
Voglio rivedere il guardiano di Shikichi. Ancora una volta prima di morire. Aspetta. Esatto, il custode della spiaggia. Cazzo. Ah. Questo vuol dire che molto probabilmente è il vecchio. L'ultima missione riguarda il vecchio. Proviamo ad andare un attimo al fiume. Vediamo uno se c'è la vecchia e due se la missione è del vecchietto. Lo sapevo, è tua. Sei tu, come va con la pesca? Io ho chiuso, non sono più agile come un tempo. Non sono più agile come quando avevo 80 anni. Ma c'è il gatto lì. La mia carriera pescatore potrebbe essere al capolinea. Il mio unico rimpianto è non essere riuscito a prendere quel pesce. Sarà stato questo vecchio a scrivere l'emma mostratoti della volpe? Sembra che voglia rivedere il guardiano di Shichiri ancora una volta. Lascia fare a me allora. Oh, stai dicendo che tu prenderai il pesce che mi è sempre sfuggito? Beh, deve essere stato il destino a spingermi a darti quella canna da pesca. D'accordo, ti insegnerò tutto ciò che so. Finirò quello che ho iniziato. Dai, dimmi tutto allora. Prima di abboccare il pesce serve sempre l'esca. Più il pesce è grande, più sono grandi le increspature. E questo in realtà l'avevo già notato quando ho pescato il guardiano. Cosa succede quando tiri la lenza mentre il pesce saggia l'esca? È semplice, il pesce scappa lasciando l'esca intatta. Sta dicendo che se non è il pesce che si serve, ritiri l'esca e riprovi? Una volta lanciata di nuovo la lenza verrà un altro pesce a saggiare l'esca. Se le increspature non ti sembrano le linee del pesce che cerchi, beh, non serve che finisca la frase, giusto? Questo in realtà è un consiglio intelligente, io non ci avevo mai pensato. Abbiamo due missioni lunghe che ci rubano dei giorni. La vecchia e il vecchio. Lui deve andare a pescare, lei c'è solo oggi. Oh cielo, Starcan, è un piacere vederti. Sorride dolcemente. Aspetta, non ho la morte, scusami. Non ho la morte in tasca. Non è assurdo il fatto che del leone abbiamo solo Kaguya che è l'ultima e Ameno Uzume che è la prima? Non ne abbiamo fatto mezzo. Beh, non che la lussuria effettivamente abbiamo fatto qualcosa di che. Giusto, dobbiamo vedere se riusciamo a fare Lucifero. Eccolo qui, Lucifero. Con Anubi, Trombettiere, Satana, Metatron, Michael e Ananta. E ha gli attacchi di ghiaccio, Interessante, ma dovrò valutare. Belzebù però abbiamo tutto volendo. Potremmo farlo. Mi costerai un sacco di soldi riprendere loro due. Yoshitsune più che altro, per fortuna abbiamo un po' di sconto. Debole solo al buio, Sperando che ci abbia la difesa. Lama celeste, danno fisico pesante a un nemico. Sembra interessante come attacco comunque. Va bene, sperando che non ci faccia errore almeno oggi. Ottimo, bello però. Chi osa evocarmi? Una luce tanto intensa può appartenere solo a un nobile. Ti concedo la grazia divina. Sono Metatron, farò di tutto per essere all'altezza della forza del tuo cuore. Grazie Metatron. A proposito di Lucifero, fammi vedere. Debole solo alla luce, pensavo avesse tutte le resistenze come in Persona 5. Vediamo cosa esce fuori. Anzi, vediamo se ora che abbiamo fatto un po' di persone Margaret ci dà qualcosa. Ci dice hai fatto abbastanza persone, tieni un altro sconto. Ok, cosa ci manca? Ananta. Ananta, eccola qui. Ah, il serpentone. Ananta, Michael, Metatron, Satana e Anubi. Faccio un salvataggio che non si sa mai che vada male. E vediamo cosa tira fuori Lucifero. Forza Lucifer. Bello. Chi osa chiamarmi? Possiedi la forza di penetrare questa diabolica oscurità. Hai catturato il mio interesse, Pulce. Sono Lucifero, ti presterò la mia forza per ora. Bello. Non si è neanche mosso. Urlo di trionfo. È quello che ci ricarica totalmente HPSP, vero? Ripristina del tutto HPSP. Bella questa abilità. Quella ci serve. Allora, in realtà Lucifero per quanto è, non è neanche sto granché di persona. Ti dirò, molto meglio Ellel, davvero. Spero che uscire con la vecchia adesso non ci precluda la possibilità di portare tutti quanti al massimo livello. Si rafforzerà presto. Ne sono felice. Isano sorride dolcemente. Non mi siedo più perché c'ho freddo al culo. È bello incontrarti ancora. Perché continui a tornare qui? Deve essere noioso ascoltare le storie di questa megera. Sto ammazzando il tempo come l'hai ammazzato suo marito, no? In realtà è interessante. Beh, sei un ragazzo speciale, vero? Isano sorride allegramente. Ho parlato fin troppo di me, vorrei sentire qualcosa sul tuo conto, racconta. Parlo della scuola della città delle ragazze. Le parlo della scuola. Hai parlato Isano della scuola. Davvero, in classe devi essere fantastico. Inizio a credere che non dovresti perdere tempo con un'anziana come me. Oh, ma no. Ascolti le sue storie senza sosta. Isano, ti ringrazio per aver passato il tempo con lei. Senti che il tuo legame con Isano si è rafforzato ulteriormente.
Immagino, signora. Livello 5. La vita sociale livello 5, la morte è migliorata. Però vorrei che smettessimo di vederci. Così mi ferisce, signora. Allora, perché lo immagino? Perché lei ha già detto che le ricordiamo il marito, quindi... Mi dispiace, mi ricordi troppo mio marito. Isano ha un sorriso malinconico. Grazie di tutto, addio. Ciao. Sono vecchio, non ho tempo per queste cacciate. Isano se n'è andata. Dopo aver detto di non volerti più vedere, è andata via senza darti modo di replicare. Cosa vuoi fare? Che vuoi fare? È tramontata e deciso di tornare a casa. Poi è inverno, tramonta presto, quindi via. Bentornato. Io vorrei provare ad andare a pescare quel maledettissimo pesce, porca di quella miseria. Ma visto che tanto in realtà non abbiamo molto da fare, se c'è almeno uno dei confident che non abbiamo ancora portato. E no, non c'è nessuno, peccato. Se c'era tipo Kanji, provavo con lui. Volevo vedere se riuscivamo, sai, a portarlo anche la sera, anche se ne dubito. Passiamo la serata con lei. Yahoo! Yo, Star-kun. Cavolo, ultimamente fa freddissimo. Ho dovuto interrompere l'allenamento oggi. Stavo per congelare. Ehi, hai da fare? Se ti va potremmo chiacchierare un po'. Pare che ci abbia del tempo libero. Potrebbe pensare se ne parlassi. Il tuo legame con Cia è già inscindibile. Senti che il tuo legame con Cia non può rafforzarsi oltre, ma potrebbe essere carino passare la serata con lei, ovviamente. Evviva! Ora sì che si ragiona. Un patatina lei, con quelle belle gambettine. Te di tornare a te in questo periodo, vero? Beh, è proprio vero che vivendo per conto proprio ci si sente soli in fretta. Potresti venire tu? Non è dura vivere senza una presenza femminile in casa. Potrei venire a cucinare di tanto in tanto. Stiamo bene così. Sarebbe di grande aiuto. Ok, lascia fare a me. Per Natale sono riuscita a preparare una torta perfettamente normale, quindi credo di essere pronta anche per un altro piatto. Non è bello avere qualcuno che ti dica bentornato quando rientri a casa? E poi la prendi da dietro, le vedi un bacino sul collo e finisci, sai come finisce. Penso sia più facile vivere la vita di tutti i giorni sapendo che a casa c'è qualcuno che ti aspetta. Vorresti essere tu quella persona? È stato piacevole chiacchierare col più o meno con Cia e il si è rafforzato ulteriormente. Oh, cacchio, ma è già così tardi. Vorrei poter stare con te molto di più, ma non possiamo, Ah, quasi dimenticavo. Ecco, prendi. Caramella passionale. Non è niente di che, ma ho pensato che magari potrebbe piacerti. Un bacino in fronte e via. Avrei potuto fare il modellino, è vero, però... Ed eccoci di nuovo qui. Buongiorno. Ehi, sbaglio, fra poco torna Dojima-san e Nanako-chan. Propongo di festeggiare non appena Nanako-chan verrà dimessa dall'ospedale. Basta che non cucini tu, ma dai, l'abbiamo già detto ieri che cucinava. È stata in gamba anche per la sua età. Chissà cosa possiamo fare per tirarla su di morale. Chiedo agli altri, così ci impegneremo tutti per farle una festa coi fiocchi. Io spero solo di non aver perso tempo con la vecchia per rafforzare tutti quanti. Ok, chi è che ci manca? Ricordi che oggi potresti lavorare part time. Lo so. Allora, Yosuke a posto, Cie a posto, Yukiko a posto, Rise a posto. Manca Kanji e Naoto e Teddy. Ok, ce ne mancano tre. Naoto è qui, c'è la prof, incredibile. Dobbiamo vedere se c'è anche Kanji. Oh, Star-kun, hai bisogno di me? A proposito, Star-kun, i tuoi risultati del secondo quadrimestre, sì, me l'hai già detto. Cosa vuoi fare? Accetta, che cosa? Che non mi ha chiesto nulla. Le lezioni speciali di Kashigawi. Mi piacciono i ragazzi sinceri. Allora, ho una domanda per te. Sai cos'è il DNA, giusto? È formato da nucleotidi che conservano le informazioni genetiche. Ma cosa significa la sigla DNA? Desossiribonucleico. Esatto, passiamo alla prossima domanda. Non te l'aspettavi? Pensi che non sia giusto? Benvenuto nel mondo reale, bimbo. Allora, domanda numero 2. Nel 1936 fu creato il primo fiocco di neve artificiale. Come nucleo fu usato il pelo di un certo animale? Quale? Il coniglio. Esatto, eccezionale. Vediamo, cosa potrei premiarti? Ho trovato, prendi. Armatura altezzosa. Non che la cosa non mi sorprenda, zoccola. Ero in una borsa sorpresa che ho ricevuto a Capodanno, ma non è nel mio stile. Mi aspettavo molto da te, ti seguirò da molto vicino. Oh, ora che mi viene in mente, ricordi l'ultimo premio che ti ho dato? Ti ho detto che era stato un errore, no? L'uniforme femminile non era arrivata. Beh, eccola qua, prendila pure. Grazie. Purtroppo mi stringe troppo sul petto. Peccato, saremmo stati una coppia deliziosa. Ed ecco perché esistono abbastanza doujinshi su di te, zoccola. No, si scherza ovviamente. Armatura creata per i nobili, la sua comodità superisce alla mancanza di protezione. Mi chiedo che tipo di armatura sia allora.
Sono curioso come una faina. Allora, Naoto, visto che parlavamo esattamente di te... Oh, Star-san, se non hai altri impegni, magari potresti passare il tempo con me. Niente di serio, ma c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Vai! Andiamo! Arrivato. Grazie. Volevo fare un altro giro per la città insieme a te, finché sei ancora qui. Oh. Dai, patata, parlami. Sulla riva del fiume San... Beh, sì, però siamo un po' più là. Koko mo ichimen yuki desu ne. Samai kedo fuyu wa suki desu. E questo è un pensiero che condivido con te. Nandaka kyū ni heiwa de yōyaku sukoshi narete kita yōna. Ed è quello che mi preoccupa. Questa tranquillità non durerà. Non durerà. Machi no tame ni ikasō to doroku o hajimeta mitai desu ne. Beh, meglio così, no? Nan demo 昔のお祭りを復興する企画なんかが検討されてるみたいです。街を O anche ristabilire la zona commerciale, sai. みんな無意識につながりを求めているんじゃないのかな? Esatto. Naoto sorride dolcemente. でも 時が経てば全ては薄れてしまう. Ok, dove vuoi arrivare? 重大事件を扱うといつもある問題にぶつかるんです。 辛いことを忘れていけるから人は涙を拭いて立ち上がれるけれど忘れるから人は繰り返してしまう慣れていけることは強さなのに慣れるから人は間違える Però tu sei cambiata. でも あなたと出会って その疑問に Esatto. Mi aspettavo esattamente questo tipo di risposta. ここから大切なもの守りたい誰かが見つかればいいんじゃないかな大切な誰かがいれば忘れても慣れてもその人のためにより良い未来を目指していけるもちろん僕にも大切な人たちがいます Vorrei davvero vedere il rapporto d'amore con lei. Sono davvero incuriosito e probabilmente al prossimo giro sceglierò lei, molto probabilmente. Mi dispiace per Kanji, per carità, però... Se non fosse così... In una qualsiasi altra scena questo sarebbe il momento di un bacino. Blink! Ecco appunto. Vediamo la sua persona come si evolve. Il cuore di Naoto, cresciuto nel corso di questo difficile anno, ottiene un potere più grande. Carino. La persona di Naoto è rinata nuovamente, Yamato Sumeragi. Bellina, mi ricorda Lady Oscar. Bella, mi piace, scudo di giustizia. Questa persona un po' ricordare, vediamo. Protegge il gruppo dai danni una volta. Oddio, non è male, anzi. Potrei togliere il recupero 3. Ecco qua, vediamo come funziona. Mal che vada, la sostituiremo con le terme. Boku no kokoro ni mebaeta atarashii chikara. Sì. Certo che puoi cambiare. Puoi toglierti quei vestiti di maschietto, per esempio. Brava. Oh, questo è esattamente un momento da bacio. Speriamo, cioè nel senso spero veramente che abbiano la possibilità di vedersi continuamente. Percepisce un forte legame indissolubile con Naoto. Passi il tempo con Naoto, chiacchierano il più del meno. Ma Teddy, dove cavolo è Teddy? Una vicina mi ha chiesto se sono straniero, le ho detto no, sono Teddy. Ho portato un sacco di cibo. Va bene, mi ha chiesto se sono straniero e io ho risposto no, sono Teddy. Ecco, per esempio, qui c'è Kanji, ma dubito altamente che otterremo qualcosa da lui. Non si evolverebbe di sera la sua persona. Quindi, quello che farò sarà fare il modellino. Ma giusto per avere tutti i modelli dei nostri... Ecco, tipo questo è quello di Cie. Tutti i motorini. Mi piacerebbe averli tutti, effettivamente. Mi chiedo se i motorini siano una di quelle cose che viene poi trasportato nel New Game Plus. Non lo so, sai.
In Persona 5 i modellini non vengono portati in New Game Plus. Eccolo qua, oh. La cosa che volevo dirti è... No, non posso dirla qui. Non è la giusta atmosfera. Il posto migliore per parlarne sarebbe l'oceano. Andiamo, sensei. Andiamo, va bene. Tanto effettivamente io dovevo andare al mare, però non era questo che volevo. Bene, forza, batti il ferro finché è caldo. Decidi di goderti l'oceano con Teddy. Ma in forma umana o forma teddosa? Dov'è tutta la neve? Dove, che fine ha fatto? Ushui! Hirai! Dekai! Shoppai! Shoppai! Shoppai no ase datta! Mukai kaze no roller skate wa tsurai desu! Potevi attaccarti! Shikashi, fuyu no omi chiu no mo... Non è che si butta in mare ora? Minna de kita no mo tanoshikatta kedo, koshite sensei to futari kiri no dokidoki taiken! Ok, dopo di lui manca solo Kanji. Teddy è di buon umore. Vabbè, guarda. Non è che Teddy è totalmente innamorato di noi? Non sarebbe strano, eh? Giochi a te con Teddy per un po'. Sensei, umi te, tu sei konnani hiroi kuma? Perché è il 70% del nostro mondo. Chikyu, shitteru? Zenbu ga aru tokoro, zutto tsunagatteru tokoro. Beh, almeno questa non è una definizione del tutto sbagliata. Umi, kira kira shitteru. Beh, sostanzialmente eri appena nato, effettivamente. Ma la vera domanda è, Teddy, è l'ombra di qualcuno, effettivamente? Quello ci ho pensato adesso anch'io. Cioè, è assurdo che un'ombra, uno, riesca a stare nel mondo reale e due, riesca a trasformarsi da questa forma alla forma umana alla fine. Beh, bravo. Dimmi. Perché piangi ora? Teddy sta piangendo con dei lacrimoni. Dai, dimmelo. Mi ami? Oh. Non vuole che ci andiamo, giustamente. Mi dispiace, grazie, manca ancora tempo. Così, proprio spudoratissimo. Ma certo, si inghiozza convulsamente. Bravo. Un po' come ha fatto Futaba. Voglio smettere di fare affidamento su di te. Voglio vivere per conto mio. Cioè, non che ci vuole ignorare, ma proprio vuole avere la forza di poter vivere da sola. Vediamo, 3, 2, 1. Vediamo come si evolve. Speriamo che gli tolgano quel razzo dal culo. Non gli hanno tolto il razzo dal culo, ma è diventato se stesso un razzo. Kamui Moshiri. Vediamo. Miracolo dei Kamui. Può accadere di tutto. Così, generico. Certo, è un po' particolare come cosa. Può accadere di tutto. Tentiamola però. Vediamo cosa esce fuori. Non mi fido del può accadere tutto. Però... Kuma, Spec 3!
あれ、読んだっけ。まずは数の勉強からくわね。Sì, effettivamente. ちなみにクマは独り立ちの巻ですけど、相変わらずよしお世話されるクマ。Non è il significato di essere indipendente allora. Esatto. Effettivamente Teddy, dove cacchio li prende i documenti per andarsene a vivere per i fatti suoi un giorno? Vi sedete chiacchierate del più del meno fino al sole comincia a calare. Poverino. È particolare Teddy. Sono tornato! Ah, e ben tornato anche a te! Oggi puoi lavorare come tutor e direi che è un'ottima idea. In realtà non è vero perché c'ho ancora il fratello di Saki pure. Ma lo sto e anche gli amici dello sport, ma li sto ignorando tutti completamente. Purtroppo sai cos'è? E il fatto è che le prime partite tu ti devi concentrare principalmente sul maxare le statistiche. E maxare le statistiche ti ruba molto del tempo che puoi passare con altri confident. Ho memorizzato questa formula, ma a cosa serve esattamente nella vita reale? Meno male che se l'hai chiesta anche lui. Queste equazioni possono essere usate in tante situazioni diverse, eh? Quelle che le hanno inventate sono dei veri geni. Anch'io vorrei essere un genio. Meglio se non lo fai. Ma lavora sodo e lo sarai allora. Si può diventare geni lavorando sodo. Pensavo che si nascesse e basta. Io provo già a fare del mio meglio. Non è ancora abbastanza. Sei piccolo, devi ancora studiarne di cose. Ti chiedo scusa, oggi sono stanco morto. Possiamo finire la lezione la prossima volta? Shu sembra un po' pallido. Sensei. Cambiando argomento, raccontami qualcosa. Va bene, smettiamo di parlare della scuola. Parliamo delle ragazze. Hai parlato a Shu delle ragazze che ti piacciono. Hai finito di essere piuttosto sincero al riguardo. Piuttosto sorprendente. Anzi, direi davvero molto sorprendente. Shu ride. Oh, mi spiace, mi sa che non c'è più tempo. Grazie per aver parlato con me oggi. Mi hai aiutato a rilassarmi un po'. Mi piacerebbe rifarlo. Sembra che Shu stia apprendendo con te. Senti che il tuo legame Shu è rafforzato ulteriormente. Speriamo di riuscirlo a finire. Anche la vecchia, purtroppo, è particolare. Allora, a presto. È vero. A proposito di vecchie cose particolari, cerchiamo di finire anche... Ah, giusto. Giusto, stavo pensando alla volpe. È vero, abbiamo il vecchio da finire. Mi sono completamente dimenticato del pesce. Ricordi esserti addormentato nel tuo letto e poi ti senti più sveglio che mai. Azz. No, dai, non dirmi che è finito il tempo. Mi manca Kanji. Cavolo. È un sogno? Prova a ripensare ai tuoi ricordi di Marie. Stanno svanendo? Vacanza oggi? Moshi Moshi? Salve, chiedo perdono se interrompo la tua mattinata. Ritenevo giusto informarti sui miei progressi nella ricerca di Marie. Rintracciare i suoi spostamenti si è rivelato più arduo del previsto. Pare che abbia lasciato la nostra stanza carica di determinazione. No, il vostro destino è legato, anzi slegato, visto che ti ha lasciato. Deve aver avuto una ragione molto valida per farlo. Devo chiederti di concedermi dell'altro tempo per individuare la sua posizione. Ora, se vuoi scusarmi... Grazie di avermelo detto. La cosa che mi preoccupa al punto è che noi stavamo pensando ai nostri ricordi. Non puoi far altro che attendere la posizione di Marie venga scoperta, eh. Il punto è che stavamo pensando ai nostri ricordi con Marie, quindi mi stai dicendo che stanno scomparendo quei ricordi? Kanji, ci sei? Mi manchi solo tu, eh. Eccolo, oh. Allora, completiamo tutti i confident, così possiamo pensare ad anche d'altro come la pesca. Ehi là, Star Senpai, oggi non hai niente da fare, vero? Vero? Sei l'unico a cui posso parlare a quattro occhi. Vedilo come un favore a un amico, ti prego. Sembra che Kanji voglia parlarti qualcosa. Vuoi passare il pomeriggio con lui? Vai. Benissimo, allora andiamo in un posto più appartato. No, non è come pensi. Voglio solo parlare di una cosa che non voglio far sapere agli altri. Quindi, lascia stare. Forza, andiamo a casa tua. Pure. Pensavo andassimo nuovamente al fiume. Pensa un po'. La tua stanza. Kanji ha chiesto di poter venire anche se eri già impegnato. Quando l'hai portato qui? Sentiamo. Qualcosa sembra agitare Kanji. Nanda, sono... presento... Nani ga... Dai, che ce la puoi fare? Forza, forza! Presento o... Stai... Anaoto, vero? Wakanne kara.
先輩に聞きてと思って。お、女にあげるんすけど。Chi è questa donna? Finalmente si è deciso di dichiararti. Stai scherzando, vero? Lo sappiamo, dai. Kanji sta sudando. Sono ofukuro ni agete na. Ah, è sua madre. Perché lo chiede a me, una donna, ma qualsiasi cosa andrà bene. Perché lo chiede a me? Datte senpai onna ni motesou janai suka. Onna no suki na mon toka kuwashii kamo tte. Beh, sì, effettivamente. Kanji sembra turbato. Tanommasu. Ore zenzen wakannei kara yo. Doushitemo ofukuro ni. Qualcosa fatto da te sicuramente le piacerà. Ofukuro niuin shitan su. Ah, ok. Questo ha senso. A tsuttemo kensa dake de mou taiin shita shi zenzen heiki datta nsu kedo. Demo kensa tsurakatta ppoku tte. Nan tsu ka ganbatta de shou mitei na no yaritei na to. Che battuta stupida. Che cosa gentile. Karakau na tsu no. Kanji è rosso in viso. Mimai itta nsu. Ano byouin ni ofukuro ga iru toko nante minno mo tsurakatta kedo. Soprattutto dopo tuo padre. Ofukuro ga ore mite itta nsu yo. Anta wa kawatta tte. Anta wa yappari otousan to watashi no jiman no musuko da tte. Che cosa carina, dai. Gli occhi di Kanji sono un po' rossi. Warachimau yo na. Atama warii shi sugei meiwaku kaketeru kono ore ga jiman toka yo. Ti capisco. Kanji trema la voce. Na koto ittara ofukuro no hou ga jiman janai suka. Konna ore o sodatete monku no hitotsu mo iwanei de karada koki tsukatte dare kara mo homerarenei no ni yo. Dakara ore ga tama ni wa oiwai gurai shita tte bachi wa atannei to omou nsu. E allora sono sicuro che lo troverai. Me kara mizu dete kiyagatta ze. Ofukuro no yuu tori kawatta nsu. Kawareta nsu yo. E ne siamo contenti, veramente. Siamo tutti contenti di questo. Senpai ra ni au made wa henna me de miraren no ga iya de arete gomakashite mune harete nakatta su. Ore ga ore no jiman ja nakatta. Molti non sono fieri di se stessi a volte, no? Ma è causato molto spesso dagli altri. Donna ore demo ii nsu yo. Sore de temei ga mune haren nara ofukuro mo kitto jiman tsutte kureru. Esatto. Ora ofukuro ya senpai ra ni datte hokori ni omotte moraeru otoko ni narite. Allora smetti di tingerti di biondo. Mata michi mi ushinatte temei gomakasanei you ni shougai kakete temei jishin to kenka shite ku tsumori da ze. Kanji sorride felice. Eccolo qua. Alla fine però non abbiamo deciso che regalo fargli. Secondo me diventa bianco. È passato da nero a rosso. Secondo me bianco. No, cioè sì. Però sempre le fiamme. La persona di Kanji è diventata Takeji Zaiten. Non sono andato tanto lontano. Sono azzeccato in fondo. La via dell'uomo. Chance di infliggere atterramento vertigine a tutti i nemici. Ma è un attacco o è uno status? Vediamo cosa esce fuori. E con questo abbiamo fatto tutti, giusto? Atarashii chikara ka. Kore mo kitto ima no ore nan su ne. Demo tte kore kara donna fuu ni mo kawatte iken su yo ne. Bravo. Ora temei no tame janaku hito no tame ni tatakaite. Bravo. Shinu toki ya katsu ka dou ka yori senaka ni kawatta mon o mamotte shinite. Soyou otoko de ite itsuka anta no koto mo mamoreru you na. Lo sei già in fondo, dai. Soyou toko ga senpai no utsuwa no dekasa ssu yo ne. Saki wa nage na. Sei un bravissimo ragazzo, tranquillo. Sorride con fiera determinazione. Già presento tsukuru to shiyou ze. Esatto. Ofukuro e no presento ssu yo. Ma dai. Senpai no bun mo shugei dougu aru nde.
Allora fai così, tu monti il tuo regalo, io monto il modellino. Saminde, nel toki attake monto ka isu yo ne. Vogliamo fare una sciarpona? Naka ni yutanpo hairu dakimakura tte dou suka? Lanotto caldotto. Rigure dakimakura. Ore to senpai ga chikara o awaseta ra kessoku de kiru ne. Sicuro. Ofukuro, senpai no hanashi o suge tanoshisou ni kite nde. Oh no. Zettei yorokobu to omou su. Vabbè. Yappa yokatta su. Senpai ni kite. Ii ansu yo ne. Certo. E dai, facciamo sto lanotto. Passi molto tempo del previsto con Kanji, scende la notte e saluti Kanji. Vabbè, con questo abbiamo fatto tutti. E abbiamo anche guadagnato una sera. Hanno lasciato un pacco per te, sensei. L'ho messo sul tavolo. Una giornata con la vecchia. Libro del vuoto, caramella gigante e sticker premio. Allora, gli sticker premio dovremmo averne abbastanza. Dono di Natale di Cio, aumenta la resistenza al ghiaccio. Oh. Libro del vuoto, annulla panico, paura, silenziamento, spossatezza e furia. Tutti gli status in pratica.